Ristoranti a Venezia che truffano i turisti. Bella zii, continuiamo questo format con questa bellissima città, eh? Bellissima a meno che non vai nei locali in cui ai turisti. Cominciamo con una ricca colazione da 8,30 euro con uno sputo di tiramisù e un cappuccino da 3,50 euro. Passeggiamo un po' oltre, andiamo a Rialto, ora di pranzo, prendiamo i cicchetti tipici veneziani, che erano tipo 10, venivano 23 euro, e il tacchino sembrava già ammorsicato. Due piatti di pasta, un po' secchi, una carbonara che per favore allontanamela, allontanamela! Dentro, che non era manco prosciutto, erano fette di ratta in salamoia, e il pomeriggio ho preso un aperitivo che mi è costato 9 euro, spritz più due crostini col pomodoro annacquato. Per finire ho voluto provare un cannolo siciliano perché è tipico di Venezia, mi prende sempre tanto bene mangiarlo. Oh, te giuro, c'era pure il cartello scritto, era fuori dalla stazione, cannolo tipico italiano, mamma mia. E poi una fetta di pizza che non era una fetta di pizza, sembrava disegnata da un'intelligenza artificiale. Vabbè, non lo voglio fare più sto video, non lo voglio fare più.